Buona serata, buona domenica. Questa è la puntata numero 36 dell'Abruzzo del Pallone, interamente dedicata al girone F di Serie D, che da questo pomeriggio ha una vincitrice, ovvero una promossa al prossimo campionato di Lega Pro. È il Campobasso che, vincendo a Rieti e con la contemporanea pareggio del Notaresco a Recanati, sale ufficialmente di categoria. Un traguardo molto importante per la formazione rossoblu di Mirko Cudini, un altro capoluogo di regione che va ad aggiungersi ai tanti che l'anno prossimo si sfideranno nel terzo campionato nazionale. Come detto, per quanto riguarda le abruzzesi, una vittoria, quella della Vastese a Tolentino, poi i pareggi di Notaresco 4-4 a Recanati, del Giulianova 3-3 contro il Matese, poi due sconfitte del Pineto col Castelfidardo e del Castelnuovo. Ma è una giornata questa che, oltre a darci la vincitrice del campionato di Serie D, precede di davvero poche ore il turno infrasettimanale di mercoledì e poi l'ultimo turno della stagione regolare di domenica, anche il quarto campionato nazionale, benché siamo oramai ampiamente a metà giugno con un gran caldo. È il campionato che si sta ancora giocando, così come si sta giocando il campionato di eccellenza. Oggi la Serie D poteva essere raggiunta dal Chieti, che invece ha pareggiato in casa 1-1 con l'Avezzano, e allora festa rinviata per i neroverdi, che mercoledì andranno in trasferta a Capistrello a provare a giocarsi il secondo match point. Vediamo i risultati, ricordandovi che potete interagire con noi al 392-623-7060 WhatsApp o SMS. Questi risultati della giornata numero 32 di campionato: Atletico Porto Sant'Elpidio, Castelnuovo 3-2. Peraltro Castelnuovo, che praticamente ha fatto un super tour de force, ha giocato domenica, mercoledì, venerdì e anche oggi. Peraltro aveva anche delle squalifiche importanti, tra cui Guido Di Fabio, 3 giornate di squalifica per lui. Cinzia Albalonga Vasto Gerdi 3-0, Fiuggi Monte Giorgio 2-1, Giulianova Matese 3-3, Agnonese Aprilia 2-4, Pineto Castelfidardo 1-2, Recanatese Notaresco 4-4, Rieti Campobasso 1-2, Tolentino Vastese 0-2. Vediamo la classifica, che adesso ha il verdetto definitivo: Campobasso promosso in Serie C, 71 punti, 63 per il Notaresco, 52 per un trio Cinzia Albalonga, Pineto e Matese, 49 punti per il Castelfidardo, 46 per il Castelnuovo, 45 per Vastese e Montegiorgio, 43 per Recanatese Rieti, 41 per l'Aprilia, 39 per Fiuggi e Vasto Gerardi, 36 per il Tolentino, 30 per il Giulianova, 14 per la coppia Atletico Porto Sant'Elpidio e Agnonese, che retrocedono nel campionato di eccellenza. Come detto, è stata una giornata questa che di assoluta felicità per i colori rosso-blu, non del Notaresco, ma del Campobasso. E allora andiamo in collegamento con il collega di Telemolise, che di fatto è anche membro della grande famiglia Telemolise, TV6, Gianni Bruno, che saluto di rientro da Rieti. Buonasera Gianni, con te ovviamente parliamo buonasera di questa... Jacopo, parliamo buonasera di Jacopo a tutti gli amici di TV6. Buonasera sì. Jacopo e a tutti gli amici di TV6. Assolutamente, saluti contraccambiati. Dicevamo, parliamo di questa cavalcata. Vediamo le immagini che proprio Telemolise ha realizzato pochi minuti fa della grande festa in Molise, nel capoluogo di regione. Un traguardo raggiunto, Gianni, che mancava da tanto tempo, e il Campobasso che ritrova la terza serie nazionale. Ecco, vogliamo un po' descrivere quella che è stata l'annata dei Lupi Molisani. L'annata è stata straordinaria, 21 vittorie Jacopo, con quella di oggi praticamente pochissimi rivali su 31 partite. Dobbiamo dire che il Notaresco è stato per larghi tratti un avversario sicuramente all'altezza della situazione, ma non è mai riuscito a togliere al Campobasso lo scettro di prima in classifica. Quindi è stata un'annata condotta sempre al vertice da parte della squadra di Mirko Cudini, complimenti anche a lui, al direttore sportivo Stefano De Angelis, condotta sempre, dicevo, al vertice, nonostante ci siano stati non pochi infortuni, 2 crociati, quelli di Piga e Caricati, l'infortunio e le squalifiche di Vitali, l'infortunio che ha tenuto Brenci lontano dai campi per 3 mesi e la squadra ha dovuto
stringere i denti. Bravo, in quella fase il direttore sportivo De Angelis fa ingaggiare quelli che poi sono stati due pezzi che si sono rivelati fondamentali, non decisivi, ma sicuramente fondamentali sul cammino del Campobasso: Mattia Rossetti, Pietro Ladu, un attaccante Rossetti che ha fatto 5 gol davvero nel un arco temporale molto breve. Ladu ha garantito davvero quel fosforo necessario al centrocampo del Campobasso. Riceve un'annata condotta sempre al vertice. Adesso ci dicono, perché noi stiamo ritornando da Rieti in automobile, che si sono riversati nelle strade cittadine circa 5.000 tifosi appassionati. Noi stiamo vedendo alcune immagini che avete girato, ovviamente la troupe di Campobasso che ha girato proprio subito dopo il fischio finale di Rieti Campobasso e subito dopo il fischio finale di Recanatese Notaresco, che ha dato il verdetto ufficiale. Gianni, ti chiedo se secondo te, hai parlato delle 21 vittorie e delle scelte azzeccate di mercato, peraltro ci fa particolarmente piacere soprattutto per Stefano De Angelis, e ti chiedo se lo scontro diretto prima di Pasqua ha dato all'ambiente la, diciamo, certezza, l'ufficiosità di avercela fatta. Secondo me sì, sicuramente, Jacopo. Lo scontro di Notaresco in una fase difficile, perché non dimentichiamo che il Campobasso veniva da una sconfitta interna contro la Cinzia Albalonga. Lì si erano viste anche scene di festa, una festa ovviamente parziale, però anche lì era nata la consapevolezza di poter essere davvero più forti del Notaresco. Lo aveva detto il campo, non solo per la vittoria in sé, ma il Campobasso in quella partita prese due pali, davvero fu dominatore dell'incontro. Il Notaresco ebbe l'infortunio di Bianciardi, quindi gli alibi li aveva Epifani, però in quella partita il Campobasso dimostrò la sua forza e sì, fu una consacrazione ufficiosa. L'ufficialità è giunta oggi pomeriggio in una piazza che aveva e ha grossa voglia di calcio, torna nel professionismo 8 anni dopo, nella Serie C unica, 32 anni dopo. Ci sarà anche il Campobasso in Serie C l'anno prossimo. Gianni, se posso chiederti qual è, visto che tu hai seguito tutto il cammino del Campobasso, non solo da quest'anno, da tanti anni oramai a questa parte, sei di fatto la voce del Campobasso, posso chiederti se ti va di sbilanciarti su quello che può essere stato quest'anno un giocatore simbolo di questa cavalcata? Beh, un giocatore simbolo di questa cavalcata per quanto riguarda il reparto, ne dico due, uno per il reparto offensivo può essere stato sicuramente Esposito, con la sua fantasia, il suo brio, il suo esco. Esposito, il molisano che la piazza inseguiva da tempo e che non riusciva mai a ingaggiare questo matrimonio, davvero era difficile da portare a termine, quindi Esposito per l'attacco e Alessandro Dalmatti per la difesa. Non me ne vogliano gli altri, ma Dalmatti è stato davvero un crescendo dall'anno scorso ad oggi. Voi lo conoscete bene perché ha giocato a Notaresco, ma Alessandro Dalmatti è stato veramente costante e un baluardo difensivo. Citerei questi due su tutti, ma ovviamente magari posso fare torto a qualcuno. Jacopo, tu mi hai chiesto un nome in particolare, ne ho fatti due e quindi mi sento di citare questi due in particolare. Intanto ci scrivono: buonasera Jacopo, io l'avevo detto tempo fa, il Campobasso era uno squadrone e poi ha una nuova società che voleva vincere il campionato. Complimenti, come si dice in molisano, forza Campobasch. Io spero di averlo pronunciato bene, non me ne vorranno gli amici molisani. Gianni, a questo punto la domanda è quasi di rito e d'obbligo, visto il risultato raggiunto, visto che c'è una società che ha investito, fatto una squadra per vincere il campionato, le prospettive per una stagione prossima, la 21-22, che sarà di professionismo, non più di dilettantismo, di professionismo, che secondo te quali saranno le linee programmatiche? Ora, al di là del fatto che una squadra neopromossa ha sempre come primo obiettivo la salvezza, però che cosa ti aspetti a livello di progettualità dal Campobasso? Ma guarda Jacopo, ti posso dire innanzitutto che adesso la squadra festeggerà e ultimerà le due gare di campionato, che adesso avranno un valore evidentemente solo, come dire, di festa, quelle contro Fiuggi e contro Fiuggi e Pineto. E a seguire poi ti posso anticipare che proprio qualche minuto dopo la fine della partita abbiamo avvicinato Budini
abbiamo avvicinato Cutini, il quale si è lasciato andare anche a delle dichiarazioni abbastanza inequivocabili. Ha detto: questa promozione può essere un po' di inizio per... Forse abbiamo per un attimo... Ecco, scusami Gianni, ti abbiamo perso per un momento, quindi non abbiamo capito... Sì. Chiedo scusa, siamo entrati in una galleria. Dicevo, Cutini ha fatto capire, praticamente l'abbiamo intervistato in diretta per Domenica Sport, 20 minuti dopo la fine dell'incontro, ha detto: questa promozione per noi, per me, può essere l'inizio, un punto di partenza della mia avventura a Campobasso, quindi mi hai chiesto della progettualità, sicuramente si ripartirà a questo punto con Cutini e De Angelis, e ovviamente nessuna squadra è da smantellare, non lo è nemmeno questo Campobasso, che ha vinto con 8 punti per ora di margine scampionato di Serie D, ma è sicuramente da puntellare, quello sì. I progetti, sicuramente sarà una Lega Pro molto, lo sapete anche voi, in Abruzzo, una Lega Pro molto complessa, se sarà girone C per il Campobasso, come può essere realisticamente, e quindi la società dovrà essere proiettata a rinforzare in maniera anche robusta ma mirata l'organico. Secondo te sarà diciamo che sarà confermato il blocco che ha vinto il campionato più qualche pedina di esperienza, oppure ti aspetti una semi-rivoluzione, chiamiamola così? Ovviamente nell'accezione positiva. Non mi aspetto una rivoluzione in seno all'organico rosso-blu, ma soltanto sicuramente qualcuno andrà via, qualcuno saluterà i colori rosso-blu a testa alta, nelle cose, nella vita, insomma, salutarsi, ringraziare e darsi in bocca al lupo. Qualcun altro arriverà, ma sicuramente la squadra è da rinforzare se vuole... diciamo avere come obiettivo principale quello di rimanere in Lega Pro, però diciamo che questi discorsi io preferirei demandarli alla società, perché è una società ambiziosa, è una società che sa il fatto suo e che sicuramente interverrà su questo, parlerà quando sarà terminato il campionato da qui ad una settimana, però adesso è il tempo di festeggiare per Campobasso calcistica, direi forse per tutto il Molise, Jacopo. Assolutamente, grazie Gianni, io ti ringrazio, ovviamente vi auguro un buon ritorno a Campobasso, che immagino, come vediamo dalle immagini, già colorata di rosso-blu. Complimenti alla formazione di Mirko Cutini, e vediamo poi quasi certamente, come ci hai detto te, la coppia Cutini-De Angelis sarà confermata anche per il prossimo anno. Vedremo poi soprattutto in che girone, perché tu sai bene che l'Abruzzo ha 2 squadre in Lega Pro, e però c'è attesa per vedere se il Campobasso sarà nel girone C, quello meridionale, visto che adesso c'è il taglio orizzontale dei gironi, sarà nel girone C molto probabile, oppure nel girone centrale, molto probabile che il Campobasso, non so che notizie avete, però probabile che vada nel girone meridionale, è così? Sì, è molto probabile, e aspetteremo, credo, fine luglio la data utile per la compilazione ufficiale dei gironi di Lega Pro. Purtroppo non sono molto avvezzo a queste date, per ovvi motivi. Ti abituerai, grazie Gianni. Grazie Jacopo, e un saluto agli amici di TV6. Grazie. Grazie ovviamente, grazie a Gianni Bruno per questo collegamento. Andrea, ti saluto, non dimenticato di salutarti, so che stavi completando alcune cose, quindi sì. È giusto, non ti ho disturbato. Ciao a tutti. Ben ritrovato. Ti faccio vedere, intanto hai visto un po' di immagini della festa. Oggi che finalmente abbiamo riconquistato meritatamente la Serie C unica, dopo 32 anni e 2 giorni, volevo fare complimenti sinceri al Notaresco per lo splendido campionato fatto. Complimenti ovviamente al Notaresco, seconda della classe. Peraltro il Notaresco sono 2 anni consecutivi che arriva secondo, l'anno scorso a beneficio del Materica, quest'anno a beneficio del Campobasso. Andrea, prima di farti ascoltare alcune reazioni a caldo, perché oggi a Campobasso chiaramente chi non poteva andare a Rieti l'ha visto su maxi schermo, è sempre la redazione delle Molise, ha mandato in diretta, ecco queste sono alcune immagini, ha mandato in diretta le reazioni proprio al fischio finale. E tra un po' le ascolteremo di qualche tifoso che era lì a gustarsi la partita di Rieti. Però ti chiedo, complimenti al Campobasso, tanto di cappello, l'Abruzzo è dal 2012 che non vince un campionato di Serie D. Come va letta questa statistica? Comincia a diventare preoccupante, sono 9 anni.
Va letta in questo senso, cioè si fa fatica a trovare squadre che possano essere competitive, e anche laddove c'è del potenziale non viene ben canalizzato. È proprio per questo che io faccio un plauso forte al Notaresco, proprio nel giorno in cui c'è la matematica vittoria del Campobasso, e oltre a fare i complimenti a Mirko Cudini, al DS De Angelis, ai giocatori, un Campobasso ha vinto perché ha saputo dare continuità a quanto fatto lo scorso anno, e questo essere continui nel progetto tecnico ha pagato in questa stagione. Però io un plauso grande lo faccio al Notaresco, alla proprietà di Salvatore Di Giovanni, San Nicolò, che poi è diventato Notaresco, perché questa squadra almeno in questi 2 anni ci ha provato, e lo scorso anno davvero ha subito una beffa atroce. Quest'anno ha lottato fino alla terzultima giornata, è stata anche in testa in alcune giornate di questo campionato, ha tenuto in alto i colori dell'Abruzzo, ma in realtà già dalla stagione con Cudini e con lo stesso De Angelis il Notaresco era stato protagonista. Quindi sono diverse stagioni che Notaresco lo è, e io spero, l'ho detto già in precedenza, che Notaresco sappia andare in continuità come ha fatto quest'anno in Campobasso, e magari riprovarci nella prossima stagione. Il Materica dopo tanti tentativi ci è riuscito, il Campobasso dopo tanti tentativi ci è riuscito, magari riuscirà il Notaresco. È chiaro che dobbiamo attenderci di più dalle altre. Quest'anno era atteso, anche quest'anno, il Pineto, che magari farà i playoff, anche se il risultato di oggi può in parte complicare questi progetti. Grande girone di ritorno targato Marco Pomante, ma il Pineto aveva le potenzialità per essere protagonista anche per la vittoria del campionato, e purtroppo Pineto anche quest'anno non è riuscito a essere protagonista. Anche la Vastese, ci sono potenzialità, la piazza vorrebbe vedere una squadra che ambisce, che è competitiva, ma anche lì manca continuità nel progetto tecnico. Quest'anno la squadra è stata più volte cambiata nel corso della stagione, ma anche nelle precedenti stagioni è successa la stessa cosa. Quindi diciamo che laddove c'è una maggiore continuità nella progettualità, e il Notaresco un po' di continuità l'ha avuta, deve averne di più in vista del prossimo campionato, si riesce a stare un po' in alto. Laddove invece a volte le idee non sono così chiare da un punto di vista progettuale, si fa un po' più di fatica. Detto questo, Giulianova, io non so se ci sarà un cambio di proprietà, ma come piazza anche lei dovrebbe ambire a qualcosa di più, di giocare per la salvezza. E poi probabilmente salirà il Chieti, che oggi insomma è andato vicino al verdetto matematico, ma poi non lo ha centrato, magari avverrà nelle prossime giornate. E io spero che la proprietà del Chieti sappia essere all'altezza della piazza, che è una piazza che vuole tornare tra i professionisti. Però ripeto, servono le idee chiare da un punto di vista progettuale, e solo così si riuscirà a ottenere il grande risultato che manca, come tu ricordato, dalla promozione del Teramo di Campitelli nel 2012. Assolutamente. Ci andiamo ad ascoltare un po' di voci da Campobasso, sempre grazie alla redazione di Telemolise, proprio al fischio finale. In sordina tifavamo questa squadra, cioè speravamo che arrivasse questo momento, perché alla fine Campobasso è la città di tutti, e noi da 20 anni non vivevamo queste emozioni che stiamo vivendo adesso. Ragazzi, ce lo meritiamo, dopo tanti anni ce lo meritiamo. Non esiste niente, forse il lupo, tutto il Molise, via, a posto. Prima penso che sia la realtà più grande di Campobasso attualmente. Mattrischemo 18 metri quadri, penso che a Campobasso non ce n'è. Un brindisi con fede e forza lupi, rosso blu. Grandissimo entusiasmo, grandissimo. Mancata Serie C da 20 anni a questa parte, il Molise penso sia quasi unito, la città altrettanto. Ci sono contentissimo, poche parole. Andiamo avanti, che è meglio così, tutti uniti. Ci voglio bene. Grandissimi, ci siamo. Complimenti alla città, alla società, a tutta la squadra, per tutta la città. Campobasso, veramente. Un'emozione unica. Ero piccolo, per modo di dire, però oggi stanno provando emozioni incredibili.
Insomma, tanta gioia a Campobasso, tanta gioia. Forse qualche mascherina di più poteva magari esserci, però insomma va bene. Complimenti ai tifosi del Campobasso che se la godono, che festeggiano. E insomma, vedremo se poi da qui in avanti ci sarà una programmazione che tenderà più a conservare il blocco vincente e a completarlo probabilmente, e per questo volevo chiedere veramente ad Andrea rapidamente un giudizio, cioè te cosa faresti? Confermeresti in blocco il gruppo che ha vinto quest'anno con l'inserimento di qualche pedina all'interno dell'organico, no, oppure faresti una semirivoluzione? No. Ecco, farei una, non so se dire rivoluzione, ma magari terrei uno dei difensori centrali, non so, uno tra Menne e Dalmazzi, terrei Bontà per il prossimo campionato, qualche under che può sfruttare questo status per il minutaggio, non so, mi viene in mente Fabriani, mi viene in mente Vitali, e poi insomma cambierei tanto, perché c'è differenza. Certamente lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra può fare la differenza in questi casi, però io dico che c'è anche molta differenza e secondo mio modesto parere questa squadra del Campobasso andrà abbastanza cambiata. Tenere sì qualche elemento, però anche fare un bel po' di cambiamento, a mio avviso. Buonasera, non sapevo che l'ex giocatore del Teramo Stefano De Angelis era il DT. Complimenti doppi a Stefano. Stefano De Angelis che insomma ha lavorato in Abruzzo, ha lavorato ad Avezzano, ha lavorato bene ad Avezzano, ha lavorato bene anche a Notaresco, e adesso si prende questa bella soddisfazione con i colori del Campobasso, che ha messo anche un brand, Andrea, un po' particolare, che ha delle sonorità musicali molto, eccolo qua, Come Together, e sono tre lupi, in realtà quelli erano quattro in Beatles, e qui invece sono tre lupi che sembra che passeggiano non ad Abbey Road, ma evidentemente in una strada di Campobasso. Va bene, questo è il brand con cui ritorna in Serie C il Campobasso, a cui facciamo davvero molti complimenti. Noi adesso ci andiamo a vedere invece il pareggio pirotecnico dello stadio Rubens Fadini tra il Giulianova e il Matese. Il servizio è di Paolo Renzetti. Nel penultimo impegno casalingo della stagione il Giulianova impatta per 3-3 nella sagra del gol del Fadini al cospetto di un Matese mai domo. I giallorossi già salvi e con la testa alla prossima stagione hanno giocato molto bene per un'ora, portandosi sul 3-0 prima di subire il ritorno ospite. Tante le emozioni nel caldo pomeriggio giuliese. Pronti via e al settimo giallorossi già avanti con il gol di Massetti che ribadisce in rete dopo la respinta difettosa di Kuzmanovic sul tiro di Paudice. Proteste campane perché il direttore di gara aveva segnato in precedenza la rimessa con le mani al Matese e non al Giulianova, che ha invece rimesso il pallone in gioco. Proteste inutili con il direttore di gara che convalida il gol. Al primo affondo così Giulianova già avanti con gli ospiti che reagiscono subito al nono minuto con Abre Santos che è imbeccato in area. Gira al lato, ritmi alti al Fadini nonostante il gran caldo, con i padroni di casa al decimo ad un passo dal raddoppio con la conclusione di Barlafante che fa terminare la sfera sulla parte superiore della traversa. Al quarto d'ora ancora Giulianova pericoloso con Paudice che chiama il portiere ospite alla respinta. Dominio abruzzese con Barlafante al diciottesimo vicino al 2-0 con la difesa campana che riesce in qualche modo a salvarsi. Matese in difficoltà e che dopo qualche minuto di apnea si rivede al 24esimo con un tiro di Vodopivez di poco sopra la traversa. Al 33esimo arriva però il gol del raddoppio giuliese grazie ad una rete di ottima fattura di Danna che dai 30 metri mette la palla all'incrocio dei pali. Grande l'esultanza in casa giallorossa con i ragazzi di Bitetto davvero ispirati al cospetto di un Matese opaco e che cerca di riaprire la gara al 35esimo, ma la punizione di Barone trova la risposta di Di Mango. Gara divertente con la squadra di Bitetto scatenata e al 38esimo vicino al tris con Barlafante che in area scarica su Kuzmanovic che salva. Nel secondo tempo si riparte su ritmi più blandi
con Paudice che però all'ottavo minuto in area campana fa tutto bene, sbagliando poi però la più clamorosa delle occasioni. Un minuto dopo lo stesso attaccante giuliese viene atterrato in area e si procura un calcio di rigore che trasforma spiazzando Kuzmanovic per il gol del 3-0. Gara che sembra finita, ma non è così. La reazione degli ospiti è infatti immediata. Al 14esimo Galesio in area giallorossa conclude sull'esterno della rete. Un minuto dopo il neoentrato Felici a mettere la sfera alle spalle di Di Mango per il 3-1. Ci credono i campani con Aubre Santos che al 20esimo chiama Di Mango al salvataggio in corner. Tira il fiato la squadra di Bitetto che subisce così il 3-2 di Galesio che supera Di Mango con una conclusione beffarda, riaprendo così una gara che sembrava chiusa. Cala il Giulianova e gli ospiti attaccano con Di Uovo che così al 37esimo è più lesto di tutti a mettere in area giuliese la palla alle spalle di Di Mango. Poi più nulla con il 3-3 che soddisfa sicuramente più gli ospiti. Soddisfa più gli ospiti? Non lo so, lo chiediamo in collegamento a Leonardo Bitetto. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a voi. Soddisfa più gli ospiti il pareggio, come ha detto il nostro Paolo Renzetti, o comunque tutto sommato soddisfa anche il Giulianova? No, a noi soddisfa in pieno, anche perché abbiamo giocato un'ora di partita con grande ritmo nonostante il caldo. Abbiamo realizzato le tre reti, abbiamo avuto anche delle buone opportunità, sempre comunque per arrivare tranquillamente la conclusione. Poi l'ultima mezz'ora, insomma, un po' siamo calati, un po' ovviamente c'è stata la reazione anche del Matese, e poi niente, noi siamo arrivati, voi sapete benissimo, noi siamo una squadra non solo molto, molto giovane, ma che abbiamo anche una rosa di lotta. Oggi mancavano i due titolari, chi li ha sostituiti sono stati all'altezza della prestazione, però il problema è sempre quello dei ricambi. Quando ai miei volevo far tirare un po' il fiato, volevo far recuperare qualcuno, anche perché Paudice addirittura è uscito con i crampi, per cui le sostituzioni non sono mai state di ruolo, anche perché siamo pochi. Ho dovuto far giocare in ruoli diversi dai propri, anche quelli che sono entrati, però soddisfa perché, ripeto, per un'ora siamo stati veramente in una splendida condizione, non solo fisica ma anche tecnico. Mister, chiaramente siamo a due giornate dalla fine, ovviamente la partita di oggi, però diciamo che siamo un po' in tempo di bilanci, ecco, in casa Giulianova. Che bilancio trae Leonardo Bitetto da quando è arrivato sulla panchina giallorossa in poi? Se non ricordo male, la sua prima partita è stata la trasferta proprio di Campobasso che abbiamo celebrato poco fa per la vittoria del campionato. Da quel momento in poi, ecco, che bilancio, che giudizio dà del suo ritorno di fatto in giallorosso? Innanzitutto, che situazione ha trovato e poi come insomma si è evoluta la situazione? Vabbè, sono situazioni completamente diverse da come lo era 10 anni fa, quando sono andato via dopo 3 stagioni molto molto emozionanti, oltre alle categorie completamente diverse. Crescendo, e poi anche perché pure io non ho iniziato tanto bene, tranne Campobasso la prima fuori casa, poi abbiamo sì vinto una partita a Monte Giorgio, però le altre abbiamo anche subito due sconfitte alfadine all'inizio quando sono arrivato. Poi c'è stato un periodo in cui dovevo necessariamente anche capire il materiale a disposizione che avevo. Poi abbiamo trovato la quadra, insomma, ci siamo assestati, e poi la squadra, sempre molto giovane, come vi dicevo, è stata molto brava nell'applicarsi, nel dedicarsi e nel rendersi disponibile in tutto quello che è stato il lavoro settimanale, tanto che le partite sono sempre state giocate, non solo a buon ritmo, però anche con delle giocate, con dei modi che,
che lasciavano sempre ben sperare. Noi dopo le tre siamo risaliti di parecchio in classifica, perché poi ci siamo anche avvicinati alla quart'ultima addirittura. Poi c'è stata la sentenza della federazione per le due sole retrocesse, e lì forse un po' venivamo addirittura da tre vittorie consecutive. Lì c'è stato un po' un calo fisiologico, anche perché i ragazzi hanno mollato un pochettino, però adesso diciamo che è tornata in loro la voglia di mostrare, anche perché i giovani è difficile poterli mantenere così sopiti a giocare le partite tanto per giocare. Loro stanno dimostrando di valere e di consolidare anche il buon lavoro che abbiamo fatto. Mister, prima dell'ufficializzazione delle sole due retrocessioni, c'è stato un momento in cui ha temuto magari di non farcela, ha temuto che le cose, insomma, attraverso i play-out potessero andare storte, o comunque invece ha sempre visto nella squadra quella positività che magari anche attraverso gli spareggi avrebbe potuto consegnarvi la salvezza? No, ma io anche nel primo... Per noi che facciamo questo lavoro non possiamo mai assolutamente poter pensare di vedere le cose in negativo. Poi io sono sempre uno molto, molto attento a quello che penso, a quello che magari riesco a trasmettere, perché anche quando le cose sono andate male c'era sempre una consapevolezza in noi tecnici e in me, la consapevolezza di potercela fare sempre comunque. È chiaro che addirittura all'inizio c'era anche la possibilità di non fare per distanziamento addirittura i play-out, per cui è stato fatto un lavoro ottimale proprio perché ci siamo avvicinati sempre di più alla terz'ultima, e quindi abbiamo ridotto lo svantaggio che quantomeno ci consentiva di fare i play-out. Però noi prima della sentenza venivamo, come dicevo prima, tre vittorie consecutive, per cui eravamo in crescendo, anche se devo ammettere, dicevo anche poc'anzi, che ci siamo arrivati un po' corti, no? Oggi per esempio avevamo una panchina corta, una panchina con ruoli che ci mancavano, tanto che ho dovuto mettere giocatori che hanno giocato in ruolo diverso dal loro, però la fiducia, la consapevolezza per chi fa questo nostro lavoro non deve mai venire, assolutamente. Andrea, hai una domanda per mister Leonardo Bitetto? Saluto il mister, le chiedo mister cosa deve accadere affinché ci sia la possibilità che lei resti anche nella prossima stagione a Giulianova, e poi se ci dà una valutazione su alcuni dei giocatori più giovani e più apprezzati che avete nell'organico, mi riferisco ai vari Barlafante, Paudice, Tipaldi e non so se lei ci vuole segnalare anche qualcun altro. No, vabbè, per quanto riguarda il futuro è ovvio che questa è stata una stagione molto molto complicata per tutti, per noi protagonisti sul campo e anche per le società, per i problemi che sappiamo benissimo tutti. Però alla fine è difficile che ci si programmi da subito, da ora, visto che anche se manca solo una settimana per il futuro, a quello ci deve pensare la società. La società prima deve fare una riflessione, deve tra l'altro trovare da subito i mezzi anche economici per poter affrontare un campionato che il prossimo anno, però se glielo auguro, chiedesse la società, mister Ray rimarrebbe? Ma io ho anche il contratto già con loro, per cui non è quello il problema, dipende sempre dal contratto, diciamo potrebbe anche contare poco, dipende sempre dalla società e dalla volontà di che tipo di campionato vorrà fare il prossimo anno. E invece sui singoli, Barlafante, diceva Andrea, Paudice... i giovani sono tanti, oltre a questi appena nominati c'è anche Cipriani che è in piena crescita, poi anche lo stesso Mora, il portiere, adesso anche se oggi è esordito
ha esordito giustamente in queste ultime tre partite, se ne farà il dodicesimo, il 2001 di Forza, che comunque deve, ha anche lui delle buone potenzialità. Di giovani ce ne sono bravi, anche Tedone stesso, insomma è un 99, però è uno che riesce sempre ad imprimere un ritmo alla gara, soprattutto in fase offensiva, che mette in difficoltà spesso, come è avvenuto anche oggi, soprattutto nel primo tempo, gli avversari. Ce ne sono tanti, però ecco, di questi oggi si è notato anche, se vogliamo, giustamente la poca maturità, perché in alcune situazioni siamo stati un po' troppo egoisti, perché se avessero giocato come hanno fatto per quasi tutta la partita da squadra, forse avremmo ottenuto in fase realizzativa qualche gol. Mister, ma lei, mi scusi, si aspetta per la prossima stagione, ecco, questo sarebbe un aspetto fondamentale che lei potrebbe valutare, che il Giulianova non faccia un campionato soltanto a salvarsi, cioè lei è stato l'autore dell'ultima, fautore dell'ultima promozione in C1, ora altri tempi e altre categorie, però probabilmente lei si aspetta ora di guidare, dopo averlo salvato, un Giulianova che possa competere per le parti alte della classifica, è così o no? No, io mi aspetto sempre una squadra che possa allenare con giocatori validi. Io nella mia carriera ho lavorato e ho avuto a disposizione squadre con giocatori anche molto molto giovani, come per questo quest'ultima parte. Ho sempre, devo dire, vinto i miei campionati, per vittoria intendo anche la salvezza a 10-15 giornate prima della fine del campionato, per cui sono sempre stati campionati importanti, diversi anche perché negli ultimi tre anni, per esempio, ho sempre allenato squadre in questa categoria, in Serie D, Cavese, Cerignone, anche Castellano, che avevano decisamente un obiettivo diverso, avevano risorse finanziarie importanti per poter creare anche squadre di alto livello, con le quali, anche con quelle squadre, sono riuscite ad ottenere quasi il massimo del risultato. Poi la Cavese dovrà decidere, ripeto, è il presidente che dovrà decidere, poi ne parliamo, per carità. Io non voglio vincere la squadra per vincere il campionato, io voglio che si facciano soprattutto le cose per bene. Mister, prima di salutarla e ringraziarla ovviamente per la disponibilità, una domanda un po' che diciamo off topic, fuori contesto, perché prima ha detto, a distanza di tanto tempo, lei è tornato sulla panchina giallorossa e quando, dopo aver vinto il campionato di seconda divisione in quel match col Prato che andò a finire ai supplementari, insomma con qualche patema di troppo, poi ci fu il campionato di prima divisione amaro, però è stato, se non ero, l'ultimo campionato del Pescara in Serie C. Che effetto le fa ritrovare a distanza di tanto tempo il Pescara in Lega Pro? Ma non è solo il Pescara. Pescara il prossimo anno, sempre che possa fare il girone meridionale, si ritroverà in un girone di fuoco dove ci saranno delle squadre, delle società che, come il Pescara, hanno militato diversi anni in Serie B, vedi Palermo, vedi Foggia, vedi Bari, vedi adesso le nuove che sono salite, il Taranto per esempio, il Campobasso stesso. E certo, Pescara nessuno si immaginava, insomma, visto la nuova gestione con il presidente Sebastiani, che per lunghi anni ha gestito una situazione che ha visto il Pescara Calcio fare sempre degli ottimi campionati. Vederli in Serie C, certo, fa impressione, però nel calcio purtroppo ci sta. L'importante è saper come, sicuramente saprà fare il presidente, gestire il prossimo campionato, che sarà sicuramente un campionato molto molto duro e impegnativo, anche a vedere, io sono di Bari, le ultime due giornate, le ultime due stagioni del Bari purtroppo sono state molto deludenti, hanno speso, Andrea, De Laurentiis hanno speso un bel po' di soldi, ma non sono riusciti in due anni a risalire.
Andrea, vogliamo far vedere l'unico episodio da Moviola che abbiamo selezionato, così magari il mister ce lo spiega, magari che era vicino, probabilmente ha potuto capire, carpire qualcosa dalla decisione. Ci descrivi l'azione? Beh, qui sembra venga no, sembra l'arbitro assegna la rimessa al Matese, poi però il Giulianova a batterla e ad andare a segnare. Urbano, con toni estremamente civili, diciamo così, rivendicato questa azione, però ha anche detto: noi abbiamo dormito, abbiamo lasciato a loro il pallone, abbiamo subito l'azione in maniera passiva e i giocatori di Giulianova sono stati più scaltri di noi. Quindi nel lamentarsi per l'errore arbitrale ha anche tirato le orecchie ai propri calciatori. Noi non vediamo materialmente il Giulianova che effettua la rimessa, possiamo soltanto intuirlo perché in un attimo l'azione si sposta in avanti col tiro di Paudice e poi il tap-in di Massetti. Però mister, lei che era lì, cosa ci può aggiungere? No, niente di più di quello che ha detto anche il Paolo. Perché si vede chiaramente anche adesso l'arbitro, o meglio, prima io ho visto guardare e anche l'arbitro che indicava il fallo c'è stata una grossa indecisione, quello purtroppo credo che si riuscirà anche lo stesso arbitro a rivedere l'azione, a rendersi conto lì c'è stato un errore, certo. Però nulla nel primo tempo, soprattutto nel primo tempo e anche parte del secondo, nulla deve inficiare quella che era la nostra supremazia in questa. No, ma lo ha riconosciuto anche Urbano. Urbano ha detto niente da dire. Il primo tempo siamo certo, stati. Ci siamo riusciti con questo gol dovuto ad un errore dell'arbitro, però abbiamo avuto tante di quelle opportunità per fare gol. Ma poi abbiamo giocato una bella gara. È stata una bella gara anche perché a me ha fatto piacere, anche se con poco pubblico, la prima partita col pubblico sugli spalti. Anche se pochi, loro credo che si meritavano una prestazione del genere. Si sono conciliati anche loro con una partita, nel vedere una partita molto piacevole da parte della loro squadra. Mister, io la ringrazio per la disponibilità, ovviamente in bocca grazie al lupo. A voi. Magari speriamo di rivederci l'anno prossimo, sempre in questa trasmissione, magari anche dal vivo. Grazie a Leonardo Bitetto. Grazie a voi. Grazie anche a Luigi Valentini, ovviamente al Giulianova Calcio che ci ha messo a disposizione il tecnico giallorosso. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi dopo la pausa torniamo con tutte le altre partite del girone F, a tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, adesso ci vediamo i servizi della giornata di campionato partendo dal Tubaldi di Recanati, 8 gol, finita 4-4 tra Recanatese e Notaresco, il servizio di Matteo Falzon. Una gara infinita nella terra dell'infinito dedicata a Giacomo Leopardi. 8 reti, continui cambi di fronte, una girandola di emozioni ed un pari che non accontenta nessuno. In primis il Notaresco che abbandona ogni sogno di gloria e il Campobasso a festeggiare il salto tra i professionisti grazie al successo ottenuto in rimonta a Rieti. Ma la squadra del presidente Di Giovanni ci ha provato fino all'ultimo. È andata per ben 2 volte sotto di 2 reti, ma ha avuto la forza sempre di reagire al cospetto di una squadra ottima e con giocatori di spessore. A 8 lo squalificato Scognamiglio dai marchigiani, maglia numero 9 per l'ex di turno Liguori. Mister Epifani deve rinunciare agli infortunati Bianciardi, Cancelli e Colombatti e dagli squalificati Lattarulo e Mancini. Dopo la settimana di stop rientra tra i titolari Frulla. Nella prima mezz'ora si registra un Notaresco in difficoltà, non a caso al decimo c'è già il vantaggio dei lopardiani con Grieco, abile ad anticipare tutti sul primo palo dopo un cross pennellato di Liguori. Piove sul bagnato in casa notareschina che al 17° perde nuovamente per infortunio Banegas, il capocannoniere del girone con 16 centri. Infortunio muscolare per lui, in campo entra Marchionni. Al 31° la prima vera risposta dei rossoblù con un colpo di testa di Palumbo che termina alto di poco su imbeccata di Frulla. Liguori sulla corsia di destra vince il duello con Simoncini e al 33° è proprio lui, l'ex, a raddoppiare con un tiro a giro sul secondo palo pregevole. Esultanza polemica ed ingiustificata per l'Albense che si becca con Marchionne e con la parte di pubblico ospite. L'ultima parte di prima frazione tutta di marca abruzzese, nello spazio di un minuto ci provano prima Di Stefano e poi Marchionni, ma l'esito è sempre lo stesso, palla sul fondo con l'occasione per il numero 7 che fa gridare al gol i presenti.
Nel corso del primo dei tre minuti di recupero concessi, però, il notaresco accorcia le distanze. Tutto nasce da un'azione insistita e caparbia di Acquadro, che si conquista una punizione. Dos Santos la batte velocemente, beffando la difesa giallorossa. Palumbo in area fa il resto e mette dentro la sua seconda marcatura stagionale. Si va a riposo e dagli spogliatoi rientra un notaresco deciso e con un buona voglia in più al posto di Blando. Proprio il numero 29 ha un approccio ottimo al match, visto che al secondo sfrutta a dovere un assist di Palumbo. Ci prova due volte, miracolo di Amadio che nulla può sul tapin di testa dell'ex primavera del Genoa. Rimonta e parità per la compagine del presidente Di Giovanni, ma l'esultanza dura pochissimo. Al quinto infatti imbeccata di Grieco per sbaffo, stacco imperioso, Sciba battuto e nuovo vantaggio della Recanatese. Che al nono cala il poker, tutto nasce da un calcio d'angolo a favore del notaresco. Togolà si invola verso la porta, salta Buonavoglia e infila in uscita Sciba. Sembra finita, ma il notaresco ha la forza di buttarsi a capofitto in avanti. Al 26esimo accorcia le distanze grazie ad una magia su punizione del solito Frulla. Gol da vedere e rivedere. Al 40esimo altra prodezza balistica, questa volta è Acquadro a pescare l'incrocio dei pali dal limite dell'area, e la rete del 4-4, anche se le emozioni non sono finite. Al 90esimo infatti iniziativa di Titone, con Sciba attento a neutralizzare. Sul ripiegamento di fronte Dos Santos, servito in profondità, prova a saltare Amadio, ma si allunga il pallone che esce sul fondo. Il match si chiude al 48esimo quando viene espulso per doppia ammonizione Marchionni, il secondo giallo per simulazione, e poi il fischio finale a decretare un pari incredibile tra due squadre che non hanno mollato fino all'ultimo. Ah, questo è il film dell'annata. Oggi la squadra è andata due volte sotto. Giocare queste partite a giugno sono partite difficili da giocare con il caldo, e recuperare non è mai semplice. Abbiamo fatto dei grossi errori oggi nei gol loro, però nonostante tutto io ho ringraziato i ragazzi, sono stati straordinari, hanno fatto un'annata straordinaria. Sono orgoglioso di averli allenati e sono orgoglioso di quello che hanno fatto, perché tutte le vicissitudini di quest'anno sono state molto dure da superare. E complimenti al Campobasso che ha vinto, perché poi bisogna fare i complimenti, perché è stata una dura lotta fra noi e loro, ed è stato anche bello. Purtroppo nel momento decisivo del campionato il Covid è venuto addosso a noi prima della partita dello sparare della partita con loro. Questo è l'unico rammarico, ma oggi vedere i ragazzi fino alla fine cercare di portare a casa il risultato contro, non ci dimentichiamo che oggi noi abbiamo giocato contro una squadra forte, una squadra che sicuramente doveva fare un grandissimo campionato. Sappiamo la forza di questa società, sappiamo la forza di questa squadra, dei giocatori che stanno dall'altra parte, e quindi fare una partita del genere, recuperare due gol a una squadra così, è da ancora più valore a giugno. Quindi di questo, ripeto, sono ancora più orgoglioso. Poi abbiamo fatto degli errori evitabilissimi, specialmente nei primi due gol. E poi la partita è tutta in salita, ma vederli fino alla fine, provare a portare a casa un risultato che magari non serviva a niente, però i ragazzi ci hanno creduto, come tutto il campionato. Non è finita la stagione, perché abbiamo ancora due partite da giocare, avremo da fare i playoff, e quindi sarà un altro impegno in questa annata interminabile, ripeto. Però la cosa che ci tengo a sottolineare, che ho detto ai ragazzi, che sono orgoglioso di loro, di quello che hanno fatto veramente grandissime cose, e adesso ci proiettiamo a queste ultime due partite e penseremo ai playoff. Quindi gli ho detto di stare con la testa alta, perché hanno fatto grandissime cose. Ma sicuramente valuteremo tutto, vediamo anche come vengono fuori da questa partita, che oggi era da molto molto caldo, hanno corso, è logico. Ma io ho sempre avuto una rosa di 25, di 23, e hanno sempre giocato tutti, perciò nella mia rosa nessuno potrà dire che non ha avuto l'occasione, perché hanno giocato tutti. Se vedete, non ce n'è uno che non ha fatto una presenza. Perciò chi andremo mercoledì, poi venerdì e domenica, chi sta meglio va in campo. Basta per me i principi, come giocano questi ragazzi, sono soddisfatto, gioca un gran calcio, abbiamo fatto tanti di quei gol, occasioni da gol, purtroppo ne abbiamo presi un po' di più di quello che pensavo, però sono soddisfatto. Dunque, 4 pari per il notaresco, e come avete visto, insomma, abbandona le chance di successo del campionato, che va appunto al Campobasso. Andrea, ti chiedo una pagella, perché abbiamo sentito Massimo Epifani che ha detto: io sono orgoglioso di quello che ha fatto questa squadra,
in mezzo a tante difficoltà, molte comuni, il Covid insomma è questione che ha riguardato un po' tutti, però tu prima hai detto la continuità è stata, probabilmente è stato l'ingrediente che ha permesso al Notaresco di riproporsi ancora quest'anno per un campionato di alto livello. A questo punto tu prima hai detto il Materica ci ha provato tanti anni e poi ci è riuscito, il Campobasso ci ha provato tanti anni e poi ci è riuscito, il Notaresco se continua può riuscirci, sì. Può riuscirci? Beh, secondo me sì, ma quando parlo poi di continuità faccio riferimento all'essere bravi a far proseguire il progetto tecnico da una stagione all'altra, e in questo è stato bravo il Campobasso. Il Notaresco in queste stagioni ha iniziato il campionato con una squadra e non l'ha mai stravolta. Quando ha fatto degli interventi sono stati o interventi per cercare di migliorare o interventi a compensare. Mi viene in mente l'inserimento quest'anno di Acquadro quando si è fatto male Bianciardi, o l'inserimento di un difensore, Montuori, quando si è fatto male Colombatti. Sono stati infortuni che hanno fatto finire la stagione a questi calciatori. E poi c'è stato un intervento che è stata una aggiunta reale, tipo quella di Olcese. Ora, l'assenza di Banegas non può spiegare gli attuali 9 punti di ritardo. Sostengo però che senza l'infortunio di Banegas, in quel mese e mezzo il Notaresco sarebbe stato più incollato al Campobasso e magari la lotta si sarebbe protratta anche per le ultime 2 giornate. Però insomma, il Campobasso ha vinto con pieno merito e c'è poco altro da aggiungere. Invece quando faccio riferimento ad altre squadre, magari abruzzesi, che iniziano con un organico, poi cominciano a intervenire e poi a intervenire, poi a smantellare e a ricostruire in corso d'opera, è difficile in queste circostanze fare un campionato di vertice dall'inizio alla fine della stagione. Quindi Notaresco, se riesce in questo caso a mantenere questa interaiatura e magari a migliorarla, si ricandida il prossimo anno per un campionato importante. Mi rendo conto che tenere il Banegas di questa stagione sarà molto difficile, perché compagine ambiziose di Serie D, come lo stesso Notaresco però può essere, ma anche qualche compagine di Serie C, vedendo questo popò di stagione, può buttare gli occhi sul giocatore argentino. Frulla, che qui vediamo inquadrato, Frulla alla sua seconda stagione consecutiva al Notaresco, dovrebbe essere tenuto, dovrebbe fare la sua terza consecutiva, perché è un pilastro del centrocampo. Cioè, ci sono dei giocatori, anche Ivan Speranza, Gallo, diversi di questi under, non so come starà Bianciardi all'inizio della prossima stagione, forse ci vorrà ancora un po' di tempo, però questi calciatori, lo stesso Marchionni, almeno uno tra Olcese e Dos Santos, bisognerebbe cercare di tenerli a Notaresco e poi fare degli aggiustamenti. Se il presidente Di Giovanni e i dirigenti Natali, D'Ercole, riusciranno a tenere buona parte di questo gruppo, lo stesso Epifani chiaramente, perché poi anche il mister è stato un autentico riferimento in questa stagione, anche lì tenere l'allenatore vuol dire dare continuità al progetto tecnico. Se resteranno, Notaresco sarà una candidata autorevole anche nella prossima stagione. Peraltro, adesso ci proiettiamo inevitabilmente verso le ultime 2 giornate di campionato, ma poi ci saranno i play-off. Per quanto riguarda i play-off, ma soprattutto la possibilità poi comunque di andare in Serie C, ricordiamo sempre che tra le linee guida in questa stagione si darà priorità prima ai ripescaggi e poi ai reinserimenti delle squadre che sono retrocesse dalla Serie C, quindi un po' invertito il trend. Quindi anche i play-off quest'anno comunque sono, diciamo, un po' più importanti rispetto agli altri anni. Non assicurano certamente la conquista della terza categoria nazionale, però inevitabilmente chi avrà la possibilità attraverso gli spareggi, che ci saranno 23 e 27 giugno, potrà sperare in qualcosa di importante. Secondo te, Andrea, come ci arriva il Notaresco? Sapendo anche che comunque le avversarie
per un eventuale ripescaggio sono tante, dobbiamo aspettare i playoff. Noi oggi abbiamo mostrato la classifica, lo schema delle attuali seconde, poi è chiaro che ci saranno gli spareggi, le seconde non è detto che poi li vincano i playoff, però siccome c'è prima il ripescaggio e poi invece il reinserimento delle squadre retrocesse, qualcosa può scaturire. Notaresco, se Banegas recupera, arriverà discretamente bene. Senza Banegas è chiaro che la squadra perde tanto. Poi magari avendo ormai il secondo posto cristallizzato, le ultime due giornate Notaresco potrebbe in parte tirare il fiato, non staccare completamente la spina, perché poi bisogna restare diciamo così in ritmo, però può rifiatare compatibilmente col grande caldo e presentarsi alla semifinale del 23 con un po' più di energie, tenuto conto che ci sono diverse squadre che stanno battagliando per prendere questa posizione playoff e magari quelle potrebbero essere un po' più in ritmo, ma potrebbero anche aver speso qualche energia di troppo. Certo che se dovesse mancare Banegas, Notaresco avrebbe una forte penalizzazione, perché è stato, a mio avviso, il giocatore più decisivo di questo girone F. Buonasera, onore al Notaresco che ha fatto soffrire il campo basso fino a tre giornate dal termine del campionato. Notaresco dovrà confermare la squadra per vincere il campionato l'anno prossimo. Vedremo, vedremo. Intanto in zona playoff c'è il Pineto, che oggi però è caduto in uno scontro diretto tutto in salsa playoff contro il Castelfidardo. Il servizio di Roberta Di Sante. Passo falso del Pineto, che perde in casa di misura 2-1 contro un vivace Castelfidardo che si conferma bestia nera per gli adriatici. I marchigiani portano a casa l'intera posta in palio grazie alla rete decisiva di Njambè nella ripresa. Non basta agli adriatici il rigore trasformato dall'ex Minnozzi. Pomante deve rinunciare allo squalificato Pepe nel 3-4-3. Arretra Paoli in difesa e inserisce in mediana l'inedita coppia Galeano-Camplone nel tridente con Minnozzi e Mininclerice in Buba dal primo minuto. 4-3-3 per Maurizio Lauro, che schiera Bracciatelli a centrocampo. In avanti Monachesi e Perpe Pai vengono preferiti a Giampaolo e Njambè, che partono dalla panchina. Partita combattuta fin dalle primissime battute, con il Pineto vicino al vantaggio già al settimo. Cross di Bertolo, torsione e colpo di testa di Mininclerì con David che si supera e sventa spedendo in corner. Il Pineto è troppo prevedibile nella manovra, con i marchigiani che si chiudono bene e portano alto il pressing sui portatori di palla, facendosi pericolosi nelle ripartenze, come al 28esimo quando Braconi, ben appostato in area, trova la deviazione vincente di testa sul cross di Didio per l'1-0 ospite. La risposta del Pineto è immediata e si concretizza al 33esimo sugli sviluppi del corner. Il direttore di gara Ramondino di Palermo ravvisa un fallo di mano di Mataloni, che viene ammonito e assegna il calcio di rigore in favore del Pineto. Dal dischetto Minnozzi di Potenza non sbaglia e firma il gol dell'ex, che vale l'1-1. Ma nel finale di frazione, al 39esimo, un vivace Castelfidardo sfiora il nuovo vantaggio con una bella conclusione di Bracciatelli, che si stampa sull'incrocio dei pali. La ripresa si apre con il Pineto subito pericoloso. Al secondo minuto Mininclerì apre per Mastrippolito sulla sinistra, l'invito per Mbuba che d'esterno calcia sul primo palo e la gran risposta di David in corner. Tegola per il Pineto al minuto 23, Minnozzi si ferma ed esce dal terreno di gioco claudicante, l'attaccante non ce la fa e chiede il cambio, al suo posto entra Bugaro. La gara è vivace col Pineto che fa la partita e il Castelfidardo che si affida al gioco di rimessa. Al 32esimo Del Mastro impatta di testa in area, ma la girata è centrale e David può bloccare senza patemi, ma sulle ripartenze un veloce Castelfidardo è micidiale e al 37esimo si riporta nuovamente in vantaggio con Njambè, che si mette in proprio e insacca il diagonale chirurgico all'angolino per il 2-1 ospite. Il Pineto prova a rispondere al 40esimo con Bugaro, ma la conclusione è imprecisa.
l'occasione più ghiotta per il 2-2 è però quella del 46esimo, quando Bertolo serve in aria la corrente Baldinini, che ci arriva solo con la punta del piede, e David riesce a salvarsi in due tempi per la disperazione dei biancazzurri. L'ultimo sussulto in pieno recupero al 48esimo con il rasoterra di Mastrippolito, che si spegne fuori di un soffio, segno che oggi non è giornata per i biancazzurri, costretti a fermare la propria corsa al cospetto di un Castelfidardo che può ancora sperare di acciuffare i playoff. I biancazzurri conservano la terza piazza, ma vengono affiancati dalla Cinzia Albalonga e si giocano il tutto per tutto nelle ultime due sfide contro Matese e Campobasso. Mister Pomante, una battuta d'arresto quella di oggi contro una squadra che si dimostra un po' la bestia nera di questo Pineto, che cosa non ha funzionato? No, non ha funzionato, è normale, abbiamo incontrato una squadra, secondo me un'ottima squadra. Non ha funzionato, secondo me oggi noi abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo c'è stato una buona prestazione, ma non come al solito. È venuto fuori di più il Castelfidardo, ci ha messo un po' in difficoltà. Poi nel secondo tempo penso la partita l'abbiamo fatta noi. È normale, cosa non ha funzionato. Non siamo stati cattivi sotto porta, perché abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio, e non siamo stati cattivi soprattutto nell'azione 2-1 loro, perché sai, un 3 contro 1 nella metà campo avversaria, lì bastava, sai, fare un falletto, una punizione, bloccare l'azione. Siamo stati un po' ingenui, però i ragazzi non posso rimproverare nulla, perché hanno fatto una grossa partita, ci hanno messo tutto. È normale, poi c'è stato un calo, venivamo da tante partite ravvicinate, poi ci sono stati un po' di defezioni come avete visto, però sono contento dei ragazzi, di quello che stanno facendo e di quello che hanno fatto oggi. Rammaricato per il risultato, però ci sta. Hanno fatto secondo me un primo tempo bellissimo, dove abbiamo giocato veramente molto bene, creato molto, e è finito in parità, ma secondo me dove potevamo essere in vantaggio, chiudere in vantaggio il primo tempo. Secondo tempo sono calati un pochino i ritmi, è venuto fuori le qualità del Pineto, che è una squadra molto forte, e poi dopo una partita equilibrata è stata sbloccata da un episodio. Alla fine abbiamo sofferto un pochino su sti cross alla fine, dove eravamo un po' stanchi. Ho una squadra giovane, di ragazzi volenterosi, di ragazzi che hanno voglia di arrivare, che hanno voglia di fare, e quindi questo sicuramente ci aiuta. Come dall'inizio dell'anno abbiamo soltanto pensato, partita dopo partita, a cercare di vincerle tutte, senza mai far partite difensive, senza mai far partite dove siamo andati per lo 0-0 come oggi. È stata sempre la nostra caratteristica, e anche quello che voglio io da loro. Quindi noi proviamo a giocarcele tutte a viso aperto, a cercare di vincerle, e poi vediamo come sarà alla fine. Ma... ultima parte dell'Abruzzo del pallone per questa sera. Abruzzo del pallone che torna in formato ridotto mercoledì nel turno infrasettimanale di campionato, 19:30, 20:30, quindi vi do già l'appuntamento. Chiudiamo la Serie D con due servizi, una buona e una cattiva notizia: il successo della Vastesia a Tolentino e la sconfitta invece del Castelnuovo. Vediamo i due servizi. Terz'ultima di campionato, al della vittoria i padroni di casa affrontano la Vastese, gara da inquadrare soprattutto in prospettiva futura. Squadra di Andrea Mosconi in campo con il consueto 3-5-2-1 ed piena zeppa di under, ben 6 dal primo minuto, in avanti con il 2003 Nicolas Prosperi, che parte dal primo minuto a supporto di Santiago Minelli, assenti ancora per squalifica Conti e Capezzani, e chiavi di centrocampo dai padroni di casa in mano a Giorgio Pagliari, supportato da Tizzi, Ruci, Severini e Tizzi. 4-4-2 classico invece per la Vastese, che in avanti si affida al collaudato duo Martinello e Mamona. Non sono dell'incontro per i padroni di casa Labori, Depuy e Zancheron, rientrati in Francia. Prima parte della gara che scivola via senza sussulti al 12esimo, serie di batti e ribatti in aria abruzzese con l'inzuccata finale di Prosperi, palla che però si spegne al lato. La gara potrebbe sbloccarsi al 17esimo, angolo battuto da Obodo, tapin di De Filippo che sbaglia un rigore in movimento. Al 32esimo ci riprova il Tolentino, Salvatelli inizia l'azione.
posizione, serve in avanti Minella che va a scambiare ancora a Prosperi, Sfera che ritorna poi al numero 3 Clemsi, che però risulta essere troppo irruento nel controllo del pallone, azione che viene fermata dal direttore di gara. Un minuto più tardi la gara si sblocca, punizione di Obodo ed entrata vincente di Martiniello, 1-0 per la Vastese, e dopo 3 minuti ancora la formazione ospite nuovamente pronta ad esultare, stavolta è Martiniello che prova la conclusione a giro da buona posizione, per la seconda volta riesce a superare Giorgi. Lo stesso portiere Cremisi al 40° evita la 3-0 in favore della formazione ospite, sventando la conclusione ravvicinata di De Filippo. Al 45° la conclusione di Rizzi supera di Renzo, pallone che si stampa però sul palo ed opportunità di riapertura all'incontro da parte dei padroni di casa che svanisce. Primo tempo che si chiude con il risultato di 2-0 in favore della formazione ospite. Si torna in campo per la ripresa senza nessuna variazione per quanto riguarda gli effettivi sul rettangolo di gioco. Al 12° da fuori aria ci prova Diarra, questa volta spedisce il pallone però sul montante della porta difesa da Giorgi. Al 18° Tortelli viene spintonato in area di rigore da Capitani, o forse ci sono gli estremi per accordare il calcio di rigore, ma l'arbitro sorvola e si continua a giocare. Al 25° ancora Di Filippo che sembra avere un conto aperto con l'estremo difensore Cremisi. Giorgi prova l'inzuccata che però questa volta si spinge sulla rete esterna della porta Cremisi. Serie di sostituzioni su entrambi i fronti, ma la sostanza dell'incontro non cambia nonostante la ripartenza dai padroni di casa. Al 38° con Ettore Padovani che entra in aria, si incunea tra le maglie della difesa della formazione della Vastese, si allarga però un po' troppo per la conclusione, serve in qualche maniera Cicconetti che al momento però dell'impatto con il pallone scivola. Ultimo affondo dai padroni di casa al terzo dal termine, dalla tre quarti ci prova ancora Cicconetti, la cui stoccata finisce sul fondo in pieno recupero. Al 46° ancora una manovra del Tolentino, rovesciata di Laborì per la testa di Parovani e pallone che viene fermato da Rienzo. Finisce quindi con il risultato di 2-0 in favore degli ospiti. Negli ultimi 180 di gioco i Cremisi dovranno andare a far visita alla Cinzia Anvalombra e chiusura di stagione domenica prossima al Della Vittoria contro il Vasto Girardi. Per la seconda volta in questa stagione il Porto Sant'Epidio segna 3 reti agli avversari. Dopo il 3-1 all'Agnonese, gli azzurri di Ottavio Paladini si sono imposti per 3-2 contro il forte Castelnuovo di Guido Di Fabio, oggi in tribuna per via della squalifica rimediata dopo la partita col Vasto Girardi. Assenze importanti dall'una e dall'altra parte, primo vero caldo estivo che si è fatto sentire per i neroverdi abruzzesi. Alla quarta partita in una settimana serve un filotto di vittorie per assaltare la zona playoff, ma battono contro i baby marchigiani che passano già al 12° con Spagna, complice un errore del portiere ospite che in uscita non riesce ad intercettare il pallone. Il Castelnuovo, seppur privo di Terrenzio e Fagioli e con alcuni elementi non al meglio, è squadra solida, ma l'approccio al primo tempo è sbagliato, piuttosto contratto, anche se le sue occasioni le crea, ed è clamoroso il gol annullato a Cellucci che anticipa Cavalieri in modo pulito, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo sul portiere. Manari, ex di turno, gioca una grande partita. Il gol prova a cercarlo in più di un'occasione, ma poco dopo la mezz'ora arriva il 2-0 locale. Apertura dalla sinistra per Spagna, che trafigge Olivieri con un gran diagonale. L'attaccante corre a festeggiare il gol sotto la tribuna assieme alla famiglia. Una punizione severa per il Castelnuovo, che nella ripresa si presenterà con Lorenzo Emili al posto di Bregasi per aumentare il peso specifico offensivo. Abruzzesi che accorciano all'ottavo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Loviso per un fallo in area ai danni di Manari. Aumentano i giri del motore neroverde, Gentile manca di un niente il 2-2 e Cavalieri è strepitoso con il colpo di reni quando disinnesca la girata di Emili al 17°. Il pari arriva al 25°, percussione di San Severino sulla destra, traversone al centro su cui si catapulta Cellucci, ininfluente la deviazione di Ravanelli. Neppure il tempo di festeggiare che il Castelnuovo è costretto nuovamente ad inseguire. Azione veloce dei locali, traversa di Raffaeli. Il pallone resta ancora in zona d'attacco per i marchigiani, con Palladini che va al traversone basso su cui indoia e prova a liberare, ma la palla scivola alle spalle di Olivieri. Finale di gara che riserverà ancora qualche emozione. Il 3-3 di D'Egidio viene annullato per la posizione di offside di ben 2 giocatori ospiti. Ancora Cavalieri, protagonista con un intervento da gran portiere. E nell'ultimo dei 5 minuti di recupero, cartellino rosso a Giuli per un brutto fallo da Tergo. Per i locali 3 punti che consentono di lasciare il fanalino di coda all'Agnonese. Il Castelnuovo con questa sconfitta abbandona invece il sogno playoff.
Sì, abbandona il sogno playoff, ma è anche vero, e do la buona serata a Stefano Recanati in collegamento. Ciao Stefano, oggi tu hai seguito invece la partita del Chieti Avezzano, che io a memoria non ricordo, 4 partite in una settimana, domenica, mercoledì, venerdì, domenica. Buonasera a tutti, innanzitutto, buonasera. No, non le ricordava nessuno, 4 partite in una settimana. Forse non sono mai accadute queste cose. Sicuramente per il Castelnuovo sarà, perché ci sarà anche domenica prossima un altro tour de force, la settimana prossima un altro tour de force. Vedremo se ce la faranno ai neroverdi poi a trovare questa qualificazione playoff, che comunque dopo la sconfitta di oggi è sempre più complicato. Oh, invece torno da te, perché c'è una squadra che invece oggi aveva il match ball ed era il Chieti, che giocava in casa contro l'Avezzano, è terminata 1-1, serviva un successo alla formazione di Alessandro Lucarelli, non è arrivato il successo. Che partita è stata? Peraltro vediamo anche i tifosi del Chieti che insomma incitano la squadra, ecco, descrivici queste immagini, che gara è stata? Sì, questa è un'immagine raccolta da noi appena finita la partita, e con i giocatori che sono andati a raccogliere l'abbraccio, così diciamo a distanza, della forma dei tifosi che oggi non sono entrati, i tifosi quelli più caldi, quelli della curva Volpi, perché loro si attengono anche a quello che è la decisione di tutti gli ultra, di tutte le squadre, che non entreranno negli stadi fin quando ci sarà ancora questa situazione delle norme anticontagio, e quindi hanno fatto sentire il loro tifo da fuori. Questo è stato l'abbraccio. I tifosi ci credono, la squadra ci credono, è come un messaggio per dire: ragazzi, non è successo nulla, mercoledì ci sarà quest'altra partita a Capistrello e sicuramente ce la farete. Che partita è stata? La partita che il Chieti forse ha preso con troppa l'ha sentita troppa questa partita, no? Perché comunque il Chieti sono 10 giorni che non gioca, quindi stare 10 giorni lontani dalla partita, da quello che è il clima della partita, forse ha teso un brutto scherzo proprio alla squadra di Lucarelli. Nel primo tempo ha sofferto, però è riuscito a trovare il vantaggio, poi nel secondo tempo non è riuscito a chiuderla in 2 occasioni nel primo quarto d'ora della ripresa, poi è entrato Pendenza che ha cambiato un po' il volto della partita dell'Avezzano, che ha pareggiato e poi ha sbagliato anche il rigore. Ma comunque anche i protagonisti di questa partita, cioè anche l'allenatore del Chieti, ha detto che è un risultato giusto e faranno di tutto per centrare l'obiettivo già mercoledì a Capistrello. Che sarà una partita complicata. Questa è la classifica: Chieti che comanda 26 punti, 21 punti l'Aquila, 17 Angolane Avezzano, 9 per la Delfino Flaccoporto, 7 per il Capistrello, chiude il Lanciano a un punto. Ci ascoltiamo le voci del post gara con i due presidenti, Trevisan e Paris, e i due allenatori, Lucarelli e Torti. Presidente Trevisan, c'è rammarico, c'è delusione, però l'abbraccio dei tifosi vi dà la carica per chiudere i conti mercoledì. No, ma allora, il calcio, un campionato si vince quando c'è la matematica certezza di vincerlo. Allora, la delusione secondo me non ci deve essere in questo momento, perché il punto che abbiamo portato a casa è un buon punto, considerando come si era messa la partita, considerando che avevamo fatto un ottimo primo tempo dove probabilmente potevamo addirittura avere un doppio vantaggio. Il secondo tempo siamo entrati secondo me un po' meno concentrati, abbiamo provato a chiudere la partita nei primi 5 minuti con delle bellissime azioni, siamo stati anche un po' sfortunati. Io questa sera vorrei rivedere in televisione l'intervento sul tiro di Spadafora nel primo tempo, perché qualche, diciamo, dalla tribuna sinceramente non si è visto come è intervenuto il difensore avezzano. Poi è chiaro che c'è stato questo finale al Cardiopalma con il rigore dato all'Avezzano, che poi è stato sbagliato dal calciatore avezzano, e credo che alla fine il risultato sia giusto, quindi il rammarico tu ce l'hai nel calcio quando il risultato non lo ritieni corretto. In questo caso il risultato è assolutamente corretto, quindi non c'è niente da rammaricarsi, ma da continuare concentrati verso il percorso che abbiamo intrapreso. L'abbraccio dei tifosi alla squadra appena finita la partita? Vabbè, diciamo
diciamo che l'abbraccio di tifosi della squadra che non sono stati la curva, gli ultras per loro scelta a livello nazionale non sono presenti in queste partite, è un segnale che in questo momento c'è una forte coesione tra società e tifoseria. Dispiace magari oggi che avevamo questa partita in casa con gli spettatori della tribuna che insomma hanno incitato la squadra al primo al 90°, dispiace aver portato il risultato a casa, ma dispiace soprattutto per loro. Poi chi fa calcio e ha una visione oggettiva delle cose sa che insomma un pareggio ci può anche stare. Vi dovete ricordare, questa è una squadra insomma che fino ad oggi aveva sempre vinto e pareggiato una volta in casa con l'Aquila. E la sintesi è che probabilmente siamo più forti fuori casa che in casa, no? E quindi a mercoledì a Capistrello ci sarà la ciliegina sulla torta? Capistrello, la ciliegina sulla torta, certamente non troveremo un Capistrello arrendevole come non lo è mai, sarà una partita dura, noi continueremo a fare il nostro gioco e speriamo di portare il risultato a casa. Però vi ricordo che l'Aquila a Capistrello stava perdendo fino a qualche minuto alla fine, ha rimesso a posto una partita negli ultimi minuti, quindi questo è un segnale che tutte le partite sono molto impegnative e quindi i ragazzi devono tornare a essere concentrati e come dire, avere ben chiaro l'obiettivo che devono portare a casa. Presidente Paris, un Avezzano che non è partito nel migliore dei modi in questo campionato, però oggi a Chieti ha fatto vedere tante buone cose, piano piano vi state riprendendo. Non ci sarà tanto da fare, però vediamo una squadra che finalmente prende la sua forma e magari per l'anno prossimo si potrà ripartire da tanti di questi elementi. Ma questa è una squadra che andrà riconfermata quasi in toto, andremo a puntellarla con 4-5 elementi di rilievo per vincere, perché insomma, sono sempre stato abituato a fare campionati per vincerli e non per guardare vincere, tanto che oggi l'avevo promesso in settimana, in caso di risultato positivo contro il Chieti, ahimè c'è stato il pareggio, peccato per il rigore sbagliato, avrei riconfermato il direttore sportivo Ridolfi e il mister Torti per la stagione prossima, e così faccio perché sono un uomo che mantiene le promesse e le promesse e le parole valgono più di un contratto. Ecco, quindi si riparte dal mister e dal direttore sportivo e da tanti ragazzi che oggi hanno fatto bene, abbiamo visto tanti elementi, e da Alessandro Pendezza che secondo me da quanto è entrato in campo ha riacceso l'animo anche di un Avezzano che non era così pimpante in questa gara. Sì, abbiamo trovato l'equilibrio man mano e poi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto una prova eccezionale con una crescita continua, progressiva, che ci ha portato prima al pareggio e poi a sbagliare il calcio di rigore, che sarebbe stato poi il suggello, la vittoria qui per sperare ancora nel secondo posto, anche perché siamo un club con una storia più importante al momento come matricola sia di Chieti che dell'Aquila, e quindi in caso di secondo posto avremmo ancora la possibilità di essere ripescati in quella Serie D che ci è stata tolta ingiustamente a tavolino dal Covid e che in qualche modo speravo che il Covid ci potesse ridare, ma non è detto. Ecco Presidente, che cosa non è andato in questa stagione secondo lei e quanto, ma dalle parole si capisce, quanto le manca la Serie D? Ma la Serie D è la categoria attualmente per la città, per come è stata strutturata l'Avezzano Calcio e tutto quello che ho fatto dal 2010 ad oggi, sono passati tantissimi anni, e credo che la Serie D è il campionato che dà e respiro al club e soprattutto alla valorizzazione dei giovani. Noi abbiamo degli under di altissimo profilo richiesti già in C e in B e quindi stiamo valutando anche queste situazioni per il futuro. Lavoriamo tanto sul settore giovanile, abbiamo le persone giuste per fare la cosiddetta cernita, il cosiddetto scouting, e quello che mi auguro appunto è che questo lavoro sugli under ci dia i frutti per creare un grande Avezzano per i prossimi anni. Mister Lucarelli, peccato purtroppo perché oggi era un ambiente ideale per brindare a questa vittoria. Vabbè, diciamo che lo rimandiamo perché ci piace ritrovarlo alla prossima in casa eventualmente, però oggettivamente abbiamo fatto una partita, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una partita non alla nostra altezza, e quando non le fai le partite si possono complicare, quindi anzi secondo me siamo stati anche fortunati a non perdere, perché ci poteva stare poi nell'episodio del rigore la sconfitta, sarebbe stato forse pesante, però alla fine abbiamo fatto un altro passetto verso la Serie D e lo dobbiamo farne un altro, e lo dobbiamo trovare tra mercoledì e domenica prossima. È inutile fare altre congetture perché non servirebbe proprio a nulla. Grancaldo che ha inficiato su
sulla squadra, sulla partita soprattutto, ma che cosa è mancato? No, il caldo no, è una scusa, quindi assolutamente niente alibi. Per quanto riguarda la prestazione, cioè, si vedeva una partita, una squadra contratta, la nostra, che 10 giorni di attesa per questa partita sono stati tanti, può fare degli scherzi. Adesso se siamo bravi lavoriamo su questi errori per riprepararci per mercoledì o eventualmente domenica. Ma io l'avevo detto che non era oggi che si poteva soltanto chiudere il campionato si chiude nelle prossime partite, quindi bisogna stare tranquilli, questa è la mia esperienza, questo mi dice. Noi arriveremo in Serie D, quindi nessun problema. Ma la squadra è arrabbiata e fa bene essere arrabbiata, però da domani, da stasera, basta, ci si pensa subito a mercoledì, perché in questi casi, anzi fortunatamente giochiamo subito, quindi abbiamo tempo, poco tempo per stare a lamentarci, perché il lamento non serve a niente, la critica pure, serve solo mettersi a lavorare da domani per preparare una partita importante a mercoledì a Capistrello. Mister Torti, una squadra che è di mente, con la mente vuota, con la voglia di vincere, però ha fatto una buona prestazione, ha messo in difficoltà questo Chieti, potevate vincere, sarebbe stata una vittoria anche giusta. Sì, hai detto bene, sono d'accordo con te, noi avevamo la partita per cercare di non far giocare il Chieti, avevamo concesso loro il giro palla dietro con i 3 difensori, ovviamente giocando da dietro non c'è pericolosità, cercare di inaridire le loro fonti di gioco, il play e le due mezzale oltre agli attaccanti. Credo che la squadra, tranne i primi minuti che era un po' contratta, perché sapevamo anche che venivamo a giocare contro la prima della classe meritatamente in classifica, sia ben chiaro, il valore del Chieti non viene sminuito da questa partita, però io devo dire che la mia squadra ha fatto una partita eccellente sotto ogni punto di vista. Mettere in difficoltà il Chieti sul proprio campo vuol dire che c'è stata tanta personalità, tanta voglia di fare il risultato, per cui sono molto molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Una prestazione che però alimenta il rammarico per un campionato che non è quello di Avezzano, quello che si aspettavano anche i tifosi dell'Avezzano. Non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché noi sapevamo benissimo qual era il nostro cammino, tenendo presente che c'era l'Aquila e il Chieti che avevano speso 3-4 volte di più di quello che spendiamo noi. Tenuto conto che di questi giocatori di quest'anno solo Spinola e Braghini erano quelli che impiegati con la gestione precedente più, in maniera più assidua, il resto non giocava nessuno. Mettiamoci pure Sassarini nuovo, Miocchi nuovo, Pendenza nuovo, Pierantonio nuovo, Pelino nuovo, tutta gente nuova. Laguzzi, un ragazzo 2002 che sta crescendo in maniera esponenziale, non aveva fatto un minuto nella precedente gestione, invece adesso è uno dei migliori in campo, sempre. Per cui una squadra nuova, però ripeto, io sì, il rammarico c'è, perché magari all'inizio dell'anno potevamo raccogliere qualcosina di più e forse l'avremmo anche meritato. Però poi il campo ci ha detto questo. Basti pensare che io oggi ho preso l'ennesimo palo, il 14esimo se non sbaglio del campionato. Però si può iniziare a lavorare, perché il presidente ha già detto che l'anno prossimo Torti sarà il nuovo allenatore, confermato allenatore della Avezzano. Sono molto contento, perché vuol dire che è stato apprezzato il lavoro, no? È iniziato 4 mesi fa. Questo è un gruppo secondo me valido, bisogna rinforzarlo lì dove si deve rinforzare, lo sappiamo quello che serve. Per cui sono convinto che rinforzando la squadra là dove serve, secondo me il prossimo anno l'Avezzano può recitare un ruolo di primo ordine in questo campionato. Oh Stefano, dopo questa insomma raffica di voci dei due presidenti e dei due allenatori, una domanda per squadra ti faccio, perché siamo davvero in chiusura. In casa Chieti la sensazione palpabile proprio è che tutto sommato prima o poi... è questione proprio di tempo, tra mercoledì e domenica, insomma, ci dovrebbe essere l'ufficialità. Mentre la parola d'ordine in casa Avezzano è continuità, si continua con allenatore e direttore sportivo per provarci l'anno prossimo. Sì, in casa Chieti il fatto di dire sì, ci siamo, riusciremo ad andare in Serie D tra mercoledì e domenica, anche un fatto per mantenere alta la concentrazione e mantenere alta quella fiammella, no, che è accesa, quell'entusiasmo che oggi poteva anche scemare nei giocatori del Chieti, perché dopo una prestazione, diciamo che a Chieti oggi era tutto pronto per festeggiare, no? Sugli spalti, fuori in città, si era già preparata la festa, e quindi oggi un po' questa volontà di far festa è venuta un po' meno dopo questo pareggio. Quindi è stato bravo il presidente Trevisan, ma anche Lucarelli, a mantenere alta l'attenzione e dire: guarda, ci siamo, tra mercoledì e domenica noi andiamo in Serie D. In casa Avezzano ho visto un presidente Paris, rispetto alle ultime volte che l'avevo incontrato, molto rilassato.
passato, anche se non è sicuramente il campionato che si aspettava, però lo abbiamo visto entusiasta di riprovarci, di continuare. E magari sì, ha detto che continuerà con l'allenatore, continuerà col direttore sportivo. Lui spera ancora di fare dei risultati importanti per arrivare secondo e arrivare al ripescaggio. Chissà se ci sarà anche questa opportunità. Però ripeto, l'Avezzano c'è, sicuramente l'anno prossimo farà un buon campionato per tornare in Serie B. Assolutamente. Andrea, Chieti e Avezzano, rapidissimamente, come dicevamo, per il Chieti è solo questione di tempo, vedremo se sarà mercoledì. Beh, intanto il fatto che Pendenza non abbia segnato quel rigore fa sì che al Chieti, nella peggiore delle ipotesi, vada bene anche il doppio pareggio, cioè un punto a capistrello e un punto l'ultima giornata. Peraltro l'Aquila ha una partita molto difficile, perché l'angolana è una squadra all'altezza della situazione, e quindi mercoledì anche per l'Aquila sarà difficile fare il risultato pieno. Quindi Chieti dovrà pensare a se stesso, ma certo anche l'Aquila ha una partita molto complessa, e penso che ormai il Chieti abbia messo sostanzialmente in cassaforte il risultato, e a meno di un ribaltamento che avrebbe dir poco del clamoroso, la Serie D ce l'ha in tasca. Parole musica quelle di Gianni Paris, che insomma mi fa piacere averlo ritrovato con il giusto piglio, ha detto delle cose come sempre interessanti anche alla sua maniera, ha confermato anche direttore e allenatore. Se riesce a tenere questa squadra e a fare a mettere dentro qualche puntello, come ha dichiarato, beh, l'Avezzano può puntare alla promozione nella prossima stagione, anche se insomma l'Avezzano un po' ci manca in questo campionato di Serie D, come del resto manca il Chieti. L'importante è che però il presidente, come Paris, manca l'Aquila in un campionato di Serie D, sì, assolutamente, devo dire che però spero che il presidente poi tenga fede a quello che dice, perché poi anche lui a volte interviene in corso d'opera e comincia magari a togliere pedine, a mettere altre pedine. C'è bisogno di stabilità, di partire con un gruppo forte, di dare fiducia a quel gruppo, all'allenatore, e poi far sì che insomma il campionato faccia il suo corso. Assolutamente. Sono le 21.05, noi siamo in chiusura. Mercoledì turno infrasettimanale di campionato, lo vediamo rapidissimamente se ce l'abbiamo, Maurizio, con l'ausilio della grafica, così magari mi danno anche una mano. Ecco qua, partite delle ore 16, c'è uno scontro tutto abruzzese tra Notaresco e Giulianova, Lavastese in casa contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, trasferta per il Pineto in casa del Matese, partita delicata soprattutto in chiave playoff, insomma, perché adesso il Pineto, Andrea, deve non perdere quantomeno. Sì, perché se il Pineto dovesse perdere, poi la questione insomma si complicherebbe, perché se dovesse perdere lo scontro diretto, ricordiamo che Castelfidardo giocherà contro Agnonese, penso che vinca, e con l'aggancio in classifica poi il Castelfidardo ha una classifica avulsa migliore rispetto al Pineto, perché ha vinto l'andata e ritorno, gli scontri diretti. Quindi se il Pineto dovesse perdere a Piedimonte, ci sono probabilità che venga agganciato dal Castelfidardo e che dunque vada fuori dalla zona playoff, e poi debba vincere col Campobasso, già promosso l'ultima giornata, e guardare gli altri risultati. Quindi è una partita molto molto delicata quella di mercoledì, e insomma Pineto speriamo che arrivi senza essere un po' provato dalle ultime fatiche, ma arrivi con il giusto piglio per fare una gara e almeno non perderla, sarebbe fondamentale non perderla. E poi Castelnuovo Rieti, io penso di aver individuato chi sarà, Stefano Recanati dov'è? Dove andrà? Andrà a Capistrello? Sì. Andrà a Capistrello, Stefano? Sì, finché non arriva la festa. Finché non ci sarà la festa, io andrò sempre dietro al Chieti. Va bene, va bene. Questa sempre la giornata nero verde. Sì. Non cambiamo i colori sociali. Sono sempre quelli. Va bene, va bene. Grazie Stefano, grazie Andrea. Grazie io a voi. Ciao a io tutti. Vi ricordo mercoledì l'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone, non con Diretta Stadio, ma con l'Abruzzo del Pallone, dalle 19.30 alle 20.30, perché poi lo sappiamo che c'è l'impegno della nazionale che gioca contro la Svizzera alle 21, e dunque noi ci fermiamo mezz'ora prima, così poi una volta visto l'Abruzzo del Pallone potete sedere, ci sederemo anche noi a guardare il secondo impegno della nazionale di Roberto Mancini dopo il Little successo. Pescara. Com'è?
L'Ital Pescara. L'Ital Pescara, peraltro ieri anche amichevole contro la Primavera di Gigi Irvese. Va bene. Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo mercoledì 19:30 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.